Dopo il successo riscosso su PS4 l'anno scorso, per il remake più atteso da tutti i fan di Final Fantasy, è ora la volta di PlayStation 5. Prepariamoci a tornare nel vivo dell'azione con Cloud e compagni in Final Fantasy VII Remake Integrate. Questa nuova versione contiene delle nette migliorie grafiche, che vanno a correggere la scarsa risoluzione di alcune texture riscontrate in precedenza. Come siamo ormai abituati a vedere nei titoli PS5, anche qui troviamo due diverse modalità di gioco. Una con risoluzione 4K e modelli poligonali ultra dettagliati, e una modalità performance che invece raddoppia i frame al secondo rispetto alla versione old gen. Immancabile poi l'uso dell'SSD per ridurre quasi a zero i tempi di caricamento, mentre non viene sfruttato il ray tracing per l'illuminazione dinamica. Al suo posto è stato rivisto il sistema di illuminazione nativo, con l'aggiunta di un effetto nebbia durante le scene notturne, per rendere le atmosfere dei bassifondi di Midgar ancora più emozionanti. La grande novità di questa edizione PS5 è però nel gameplay. Integrate vedrà infatti la presenza di un DLC esclusivo in cui vestiremo i panni della ladra ninja al servizio di Butai, Yuffie Kisaragi. Al suo fianco ci sarà un personaggio inedito, Solon, anch'esso un ninja al soldo di Butai che aiuterà la nostra Yuffie nella sua missione. Insieme a loro troveremo anche un'altra cellula dell'Avalanche, mentre per quanto riguarda i villain ci troveremo a fare i conti con l'affascinante quanto crudele Scarlet, direttrice del Dipartimento Armamenti della Shinra, e con il letale Nero lo Zibellino, personaggio finora apparso solo nel meno apprezzato capitolo per PS2, Dirge of Cerberus. Che questo DLC sia un modo da parte di Nomura per introdurre nel titolo principale anche le storie narrate nei capitoli spin-off della serie? Staremo a vedere. Mentre per gli utenti Xbox, da GameStop è possibile prenotare Xbox Series X con inclusi Call of Duty Black Ops Cold War e 3 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e risparmiare fino a 150 euro riportando le console usate, solo per i possessori di card GameStop Zing Plus.